Abbiamo un treppiede. Abbiamo del Giappone. Abbiamo del sumo. Abbiamo il sumo e degli arbitri che urlano come cani. E abbiamo dello spazio, ma lo spazio non si ottiene gratis, lo spazio si ottiene gettando le cose, eliminando le cose che non si usano. Ed è una cosa che ho imparato da diversi mesi. Non posso conservare tutto e soprattutto devo liberarmi delle cose che non uso da almeno 30 anni. Per cui ho ottenuto spazio e mi permette di camminare. Vedete, posso andare qui, posso andare qui, posso correre qui, posso correre. In laboratorio si può correre adesso, posso fare dello sport. E veniamo al contenuto di questa busta, per cui il treppiede è già pronto. In questa busta sono contenute delle calcolatrici Olivetti, molto utili. Sono state utili per fare i calcoli. Ecco, vedo già che il rotolo qua se n'è andato a buttane. E ora io dovrò effettuare una selezione, perché non posso tenermi tutte queste calcolatrici di dubbia utilità. Quindi ora selezioneremo queste calcolatrici in base a dei criteri e le altre saranno distrutte. In realtà io non distruggerò mai queste calcolatrici, ma le conserverò. Sicuramente io vorrò tenere la Underwood. Perché? Perché è marchiata Underwood, non Olivetti. È la marca americana. Ma tutto sta a vedere quali di queste calcolatrici funzionano, quindi adesso le accenderemo tutte. Sto cercando una ciabatta che è sempre stata qui e che non è qui. Non c'è, ed è sparita. E il Dalai Lama è una gran bella persona e capisce il dolore dell'uomo e dell'umanità, e quindi capisce e comprende quando uno lo bestemmia. E io ho bestemmiato il Dalai Lama e lo sto bestemmiando tuttora, ma lui capisce, lui sa che è giusto così. Lo sa, perché anche lui bestemmia, e bestemmia probabilmente se stesso, perché quando non si trova un oggetto, e ora qui ho una palla di cavi inequivocabilmente gigantesca, 1, 2, 3, 4, 5, vediamo, potrei usare questa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, io devo accenderle tutte assieme, e mi domando dove stracazzo è finita questa ciabatta elettrica che aveva 9 posti. Cinese è sparita, è scomparsa nel nulla, si è annullata e non la trovo da nessuna parte, quindi non posso far altro che bestemmiare il Dalai Lama, che io chiamerò da ora in poi il Dalai Lano viene bestemmiato ripetutamente finché io non troverò questa ciabatta che probabilmente ho usato qualche altra parte. No, perché qui sul balcone non c'è, e quindi va bene, andiamo di là e bestemmiamo il Dalai Lano. Ho trovato una ciabatta a 6 posti, quindi ora colleghiamo questo troiaio. Queste fascette sono il male, queste sono il male, non dovete mai usarle, mai. Maledetto chi ha fatto questo schifo, che sia maledetto nell'anima, maledetto lui e la sua stirpe inutile, maledetto. E le accendo tutte insieme, tutte in un colpo, 3, 2, 1. Oh, che gioia, sono tutte accese. Allora, questa è morta. Yeah.
No, questa si è accesa a calci. Questa è accesa. Questa sembra morta. Questa Logos non dà segni di Logos. Questa emette rumori. Allora vediamo, ovviamente sono le spine. Infatti. Ok, questa è accesa, questa è accesa, questa è accesa. Questa fa, vediamo, queste partono da sole. Questa funziona e stampa bene, la Underwood promette bene. Ovviamente non si vede niente sul nastro che è rotto. E che bello! Chissà come si mette l'inchiostro. Ok, questa ha già rotto i coglioni e guasta. Questa si accende da sola. Bene. Questa dai numeri. Ok. Ora le proviamo una per una, così ci togliamo i dubbi, perché qua è un troiaio. Allora, proviamo innanzitutto la Logos 60. Funziona. 5. E dov'è il diviso qua? Diviso 27. Bene, abbiamo anche svariati numeri dopo la virgola. Wow, guardate quanti numeri. Questa è molto simpatica perché si vede molto bene. Abbiamo il print che printa. E l'inchiostro non c'è. Ah, ma qua le cartuccine, guardate, guardate che cartuccina fancy. La cartuccina fancy. Logo Cart, chissà se riusciamo a reinchiostrarla o a farla funzionare. Va bene. Questa evidentemente ha problemi di... problemi che dai numeri. Problemi che questa ciabatta va presa a calci. 88, 887 diviso 13. Qua dai numeri da sola questa, Questa calcolatrice non so perché non funziona, per cui questa la mettiamo da parte, la possiamo mettere da parte, trattiamola con delicatezza perché non si sa mai. Quindi questa lì. Allora, Logos 62. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Questa è letteralmente piantata e non si vede nulla se non il motorino. Per cui anche questa è completamente andata.
Ora vediamo questa. Questa è molto recente e sinceramente a me questa non interessa proprio. Maledizione! Maledizione! Carina! Questa si vede molto bene. 55 diviso 31 2. Molto interessante. Diviso 3. Solo 4 cifre dopo la virgola non mi piace. No, 4 cifre dopo la virgola. Questa se ne va. E adesso veniamo a questa, a cui manca una parte, purtroppo manca un pezzo qui, che non so cosa sia, ma comunque proviamola, io temo che non ci sia niente da fare. Questa nemmeno si accende. Questa non si accende. Questa non dà segni di vita. Qui non ci sono tracce di nastro. E anche questa quindi se ne va a fanculo senza passare dal via, perché non si accende. E ora veniamo alla quella che, no, veniamo alla Summa 182, che deve essere anche lei recente, è abbastanza recente, fabbricata in Messico, attenzione, interessante, fabbricata in Messico, vediamo che cosa fa. Questa è partita, certo, se riuscissimo a caricare la carta, io non so come si mette la carta qui, ah, da qua, ecco, c'è la fessura. E poi si prende feed e lei non fida un cazzo di niente. Perché non fida? E manca il coperchio a questa, purtroppo. Allora, 5757 diviso 12.77. Stampa, attenzione, io voglio floating point, questo non so cosa sia. Print, allora, 3343 diviso 417. Wow, questa scrive. Questa scrive. E guardate quante cifre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cifre dopo la virgola. Questa mi piace. Bene, questa si tiene. E finiamo finalmente alla Underwood, che si vede un po' male. E che non si accende. Puttana di Eva. Si è accesa. 87 diviso 11 132, perché l'1 non mi si premeva? Anche questa un sacco di cifre dopo la virgola, attenzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cifre dopo la virgola. Molto bello, molto bello. Feed si muove, allora apriamo e vediamo se per caso qui, ma qua mancano pezzi, qui mancano pezzi, non c'è, ah guardate però, qui c'è un pirlo che lì manca, sembra simile, chissà se, guardate ho staccato questo pirlo. Ma è un cazzo trasparente con una minchia dentro. Io glielo metto. Allora.
Vediamo, diviso. Eh sì, è lui. Wow, wow, che cosa incredibile. È elettrostatica qualcosa statica. Guardate che cosa pazzesca. Vedete le scintille? Wow! Meraviglioso! Quindi questa usa la carta termica, probabilmente. Fantastico. Scusate. Quindi questa usa la carta termica che io adesso metterò, ma questa sicuramente non è carta termica. E quindi questa non scrive, questa non è il suo. Ma io ci provo lo stesso, che cazzo me ne frega. Allora, si mette qua, si preme feed, se lo trovassi. È fidda, non fidda. Vabbè, la forbice. Dopo il Dalai Lama è contrario. Allora proviamo questa. Questo è un problema. È un problema di feed. E il problema sono io, perché va feedata qui la carta. Da qui. Peccato che non fidda uguale. Ecco, ora ha fiddato. Si è spenta. Ok, si stampa. Le radici quadrate. Guardate le radici quadrate. Io sto godendo. 7, radice quadrata, le radici quadrate, bella! Madonna, questa è bellissima. È quella che volevo tenere dall'inizio. E faccio radici quadrate a mai finire. Radici quadrate a tonnellate. Radici quadrate, presto! Ah! Guardate che meraviglia. Che meraviglia questa calcolatrice fa le radici quadrate. Ma non solo, guardate come stampa. Riesco a evitare sto riflesso di merda. Guardate che figata. Guardate che figata colossale. Per concludere questa piccola maratona calcolatrici, questa sicuramente rimarrà con me. Perché? Perché è bellissima. Bellissima, questa avrà un posto d'onore per estrarre radici quadrate, sarà utilissima per l'estrazione delle radici quadrate, gli darà una bella pulita, che meraviglia. Questa no, questa non lo so, non credo, perché gli manca il coperchio, perché è abbastanza recente. Queste purtroppo hanno problemi e non funzionano, e qui ho recuperato il needle elettrostatico che serve per la stampa. Qui c'è dello schifo. Qui non so se si può recuperare qualcosa, perché non credo che questa sia elettrostatica. Sì, forse lo è, ma in un modo diverso. Vedo dei pin con delle molle. Fantastico, sistema fantastico anche questo. Ma forse questa vuole la cartuccia. Ah no, questa sì, è la sua cartuccia, va bene. Questa nemmeno a considerarla, perché tra l'altro è una 706 PD, e PD sappiamo benissimo cosa vuol dire PD, quindi io PD questa non la tengo. Vediamo se riesco a capire il meccanismo di stampa. Questa qui vorrebbe un nastro che non c'è, mi sa. No, forse è elettrostatica anche lei. Ma me ne sbatto.
E questa purtroppo non funziona. E anche questa ha lo stesso di questa. Magari di queste due riesco a farne una. Adesso ci gioco un attimo. Ma che meraviglia! Ah, c'è un motorino che gira a vuoto. Ok, ho capito il problema e non c'è molto da fare, secondo me. Perché praticamente qui... c'è una ruota dentata, il perno del motore gira a vuoto all'interno della ruota dentata. Vedete, la ruota è ferma, ma il perno gira. E quindi si è scollegata, questa ruota dentata si è scollegata dal motorino e quindi non gira nulla. Quindi deve essere sgranata in qualche modo. Vediamo se per caso dentro questa c'è quasi lo stesso meccanismo. Questa è l'altra. Mi sa che abbiamo lo stesso hardware, perché qui abbiamo... sì. Praticamente la stessa scheda, stessa identica scheda. Quindi qual è la differenza tra queste due? La tastiera rimovibile? Ma soprattutto perché si accende solo se la giro al contrario? C'è un falso contatto sull'alimentazione? Allora, questa è quella che gira a vuoto, ma lei... non si accende, ma se la giro al contrario... niente, in questo momento non fa un cazzo di niente. Quindi perché questa non si accende? Ah, ecco perché, guardate, c'è una resistenza scollegata. Quindi se io riesco a svitare... ah, ma qua c'è una vite. Questa era già stata smontata, mancavano le viti. Una e due. Qui la tastiera viene via. E infatti abbiamo, ladies and gentlemen, una saldatura fredda che ora rifaremo immediatamente. E spegniti, porco. Abbondante pallazza di stagno. Ecco, questo lo rimetto qui con odio selvaggio. Questa gliela metto sopra con disgusto, con schifo e disgusto. E adesso la accendiamo e in teoria... Ed ecco che è morta. Ah no, questa ciabatta del cazzo. Yeah! Vittoria! Guardate quante cifre, quante bellissime cifre! Questa non è dotata di radice quadrata, ma ha tantissime cifre. Mi piace, anzi, mi piace! Sì. Ecco il feed. E ora, dato che abbiamo solo questo nastro, noi ora lo reinchiostriamo con il WD-40 e vediamo cosa succede. Va bene, ora lo facciamo sgocciolare un po'. Io qua, come vedete, il WD-40 dissolve le schifezze. Allora, per 12 uguale, ed ecco che sta stampando, vedete come stampa bene? 5, 7, ah, bene. Sto stampando in coreano. Però... va bene, deve asciugarsi un po' il WD-40, ma come vedete stampa sempre meglio.
Fermati. Sì, sì, sta stampando sempre meglio. Ah sì, il punto lo fa. Benissimo. Come vedete, nastro reinchiostrato alla perfezione. Il nastro è perfetto. E quindi adesso niente, la rimontiamo e questa mi sa che si tiene, e questa magari tengo i ricambi. Ma adesso apriamo lei, perché il display si vede un po' basso e quindi forse c'è modo di regolarlo, perché io su questa ho visto un potenziometro, un trimmer, un trimmer, e quindi può darsi che sia. Affanculo sto coso, mamma mia, guardate che bordello che c'è qua dentro, uno schifo. Ma qua devo pulire. Questa è l'elettrostaticità del bruciare la carta che schifa tutto l'inverosimile. Ecco, carta non è traibile, bisogna usare la violenza sempre, sempre violenza. Vediamo questo cazzo di coso. Niente, qua devo pulire perché è uno schifo. Ma prima vediamo se c'è un trimmer. C'è un trimmer, vedete, è qui. Quindi noi ora accendiamo e vediamo. Vediamo se queste spine facessero contatto. Ah, ora si vede bene. Allora non è niente da regolare. È semplicemente che qua, come vedete, c'è dello schifo sul display. E ora io, leccandomi il dito, pulisco il display, vedete? Lo pulisco. È ovvio che non si vedeva niente, perché qua è tutto sporco. Perché queste scintilline della stampa, queste scintilline bruciano probabilmente pezzi di carta. In realtà no, non si tratta di alta tensione che brucia la carta. Grazie a Mancosoft, a Jerry e ad altri con cui abbiamo discusso sul nostro canale del Museo dell'Informatica Funzionante, abbiamo trovato addirittura il brevetto, che è questo. Fermo immagine, copiatevelo e andatevelo a leggere. È praticamente una barra solida di inchiostro che l'alta tensione erode sulla punta, cioè è chiuso dentro un tubetto di vetro, e c'è una molla che lo preme, ora qua si vede, vediamo se riesco a trovare l'immagine, eccolo qua, c'è questo tubetto di vetro, almeno nel nostro caso è di vetro, c'è una molla che preme questo inchiostro solido verso un buchino, un ugello, e questo è collegato, si vede qui, a un generatore di alta tensione e a un coso quadrato che non si sa che cazzo è. E cosa succede? Che questa alta tensione tra qui e qui erode questa barra di inchiostro solido, e quella che viene erosa come gas viene sparato, esce dall'ugello e va a sbattere contro quella che può essere una parete solida, oppure qui sotto c'è l'altro disegnino, va a sbattere attratta dall'alta tensione qui, vedete l'alta tensione sta qua, e davanti ci sta la carta, e quindi le particelle vanno a finire sulla carta. È un sistema pazzesco, è veramente un sistema pazzesco. E c'è questo brevetto di questi italiani che sono questi qua, Bovio, Barbero, Gillone e Berruti.
che probabilmente, vabbè, l'assegnatario di adesso è Telecom Italia, perché se non mi sbaglio è il proprietario della Olivetti, purtroppo. Roba del 77, è infatti Olivetti. Application, application dell'80 però. Quindi lo usano dal 77, ma si sono applicati nell'80 per il brevetto. Status expired. Ma guarda, cosa vuol dire? Boh. Va bene, me ne sbatto. Questi sono i dati del brevetto, c'è la descrizione. Andatevelo pure a leggere. Qua c'è la URL, molto interessante. Certo, mi domando come pulirla, sarà un macello. Ma me ne fotterò, non vi tedierò con questa pulizia. Vi farò forse vedere il risultato finito, o forse anche no. Che cazzo me l'ha fatto fare? Porco d***a. Cane! E poi ti ritrovi a dover ricostruire i collegamenti della tastiera, perché l'Olivetti di merda ci mette i flap di merda, questi flat cable del cazzo, che appena la pieghi due volte si spacca tutto. Affanculo! Questa ciabatta fa falso contatto. Quindi c'è solo una cosa da fare. Sbatterla violentemente. Ecco, fracassarla. Ho ricollegato tutti i fili. Ho controllato le connessioni col tester e ci sono tutte tranne una, che adesso rifarò qui, a questo punto qui. E vaffanculo, sti fili di merda. Maledetto di... Doveva essere un video del cazzo in cui semplicemente le provavo e le accendevo e si è trasformato in un olocausto di cavi e di saldature e di piste strappate e fili che non fanno contatto e tastiere smontate. Lì c'è la tastiera smontata e ora devo ricollegare questi cazzo di fili e vedere un po'
vaffanculo, ho messo questa specie di coso simil silicone per proteggere i cavi che si muovono e strappano le piste. Maledizione al c***o. Meno male che c'è il cibo, che possiamo nutrirci. Che bontà. Beviamo a canna. In modo da assumere più anidride carbonica possibile. Mi pulisco con uno straccio imbevuto di gasolio. Che bontà. Vediamo se riesco a chiuderla. E questo sarà drammatico, perché qua c'è una tastiera in condizioni disastro, con questi gommini disastro che se ne vanno a buttane appena li sfiori. Per cui ora devo anche capire come, ecco, vanno messi così, se non mi sbaglio. Esatto. Quindi questi, se non si spostano. Ora io vorrei anche pulirlo un po' qua. Ecco, tutti i gommini a buttane. Ma vaffanculo, puttana. Niente, non c'è verso. Vaffanculo, andate a fare in culo. Gommini sporchi di merda. No, non mi metterò a pulirli perché mi sono distrutto il cazzo. Doveva essere una cosa di 5 minuti e guarda che bordello. Ma vaffanculo, vaffanculo, non entra un cazzo. Questo troia qui, quest'altro pacca schifo qui. Sembrerebbe entrato, io gli metto le viti e poi strigo con una violenza inaudita. Ma che cazzo me l'ha fatto fare? Questo è entrato, questi sono entrati, questo è entrato, questo glielo faccio entrare con l'odio e con la rabbia. 1, 2, 3, diviso 44, uguale, perfetto, e non stampa. L'unico che non funziona adesso è la radice quadrata, ma non capisco per quale motivo. La macchinetta non stampa più, perché? Perché sicuramente adesso ho staccato qualche altro cavo. Si sarà staccato qualche cavo dal lato della stampa. Porco di... Ok, si sono strappate altre piste, logicamente, nonostante abbia messo questa gomma di protezione, quindi adesso cambiamo approccio. Usiamo l'ultraviolenza, via tutti i fili, e sostituiamo questi fili con dei cavetti che troveremo. Oh, porco, questa cazzo di punta ormai non ne può più, e quindi senza pietà la raschiamo con la carta vetrata, cosa che non si fa mai sulle punte. Ma noi ce ne sbattiamo il cazzo, perché qua la situazione è diventata insostenibile. Stacchiamo tutto, puliamo tutto e ci andiamo a collegare direttamente dove queste piste dovrebbero andare. Troiaio. L'orrore. Ho dissaldato tutto dalla motherboard. Sembra tutto integro. Gli do una pulita con l'isopropilico. Nella tastiera che ho richiuso ho numerato
tutte le posizioni dei cavi, quindi dall'1 al 10 al 15 sulla morsettiera, vanno in questi rispettivi punti, quindi li salderò direttamente lì, verrà fuori un troiaio di 15 fili. Ho creato l'aborto orrore, che dovrebbe essere un po' più stabile rispetto al troiaio di prima. Ora in teoria è tutto ricollegato, in pratica lo so già che non funzionerà un cazzo di merda. Non ci resta che provare. Allora, i tasti ci sono tutti. Radice quadrata me la fa. Diviso 45 uguale, perfetto, per 5 uguale più 6 meno 8 delta gm k il cazzo, radice quadrata di 0, e questo è x numeri negativi, è tornata a funzionare. Se siete curiosi di sapere la radice quadrata di 649, eccola qui, e la radice quadrata di questo numero, eccolo qui. Se lo moltiplichiamo per 161,4468798853, otteniamo quest'altro numero, del quale però la radice quadrata è questa. E come vedete, tutto è scritto qui. Prendete nota. Cucciolo.